Ciao a tutti, in questo appuntamento parleremo di reggae, genere musicale che non ha bisogno di presentazioni. Nato in Giamaica tra la fine degli anni 60 e i primi 70, reso famoso in tutto il mondo grazie a artisti come Bob Marley e Peter Tosh. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Il ritmo reggae è un ritmo costruito sulla misura di 4 quarti, dove il backbeat, dal secondo e quarto movimento della misura, passa al terzo movimento. E con questo accento forte, chiamato drop, andiamo a suonare il backbeat appunto con cassa e cross stick sul terzo movimento. Questo ritmo è stato inventato da Carlton Bartlett, batterista di Bob Marley e The Wailers. Andiamo ad ascoltare il One Drop. Andiamo ora ad analizzare un secondo ritmo, lo steppers o four drops. In questo ritmo la cassa suona su tutti i quarti della misura, mentre il backbeat del rullante è lasciato sul terzo movimento della misura. Possiamo suonare lo steppers con due andamenti. Il primo che ascolteremo sarà un andamento molto militare, il secondo terzinato. Ascoltiamo. Andiamo ora ad analizzare il terzo e ultimo esempio di stile reggae, il rockers. In questo caso la cassa si muove sul primo movimento della misura mentre il rullante è lasciato al terzo movimento e suona pieno, ossia non più cross stick ma rullante pieno con cordiera. Appunto dal termine stesso rockers abbiamo un andamento più rockeggiante. Ascoltiamo. Chiudiamo ora questo incontro con un workout sul Charleston. Possiamo suonare i seguenti pattern di Charleston con le tre ritmiche, One Drop, Four Drops o Rockers.
Ciao a tutti e ricordatevi, il reggae è il ritmo del cuore. Già Rastafari.